Salve a tutti, benvenuti amici, nemici, neutrali, avversari, tutti ad una nuova episodio della serie. Proviamolo, benvenuti a tutti in questa serie in cui mi fate provare le app che mi consigliate voi nei commenti, per scegliere poi l'app su cui fare la serie. Questo è un altro gioco che mi avete consigliato. Questo gioco si chiama The Battle Cats, che vuol dire gatti combattenti. Prima di cominciare con questo gioco però, mi raccomando, mettete mi piace, commentate e iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere notifiche ogni volta che caricherò un video. E seguitemi su Instagram, c'è il link in descrizione. Forza, forza con questi commenti e con questi mi piace. Adesso gioca! Gioca, non so niente di questo gioco, mi sembra di aver visto questo stile di disegno, però non so cosa si debba fare. Attacca la base nemica, siamo in Corea. Info sui gatti, però è bellissimo perché ci sono i gatti e io amo i gatti. Tocca queste icone per produrre un gatto. E bisogno di soldi finti per produrre gatti. Aspetta di averne abbastanza. Quindi appena ho 50 posso giocare il gatto grasso. Livello 1, 40. Ora facciamo uscire dei gatti. Tocca l'icona sottostante. I gatti attaccano la base nemica in automatico. Prima accumula soldi e poi continua a produrre gatti. Ah, noi siamo questa. Questa è la nostra base. E posso andare anche avanti e indietro perché... Dai, super gatto. Non ho capito questo. Devo fare salire di livello questa... No! Il super gatto sta perdendo contro l'altro gatto. Perché tutti e due i gatti lottano? Non dovete lottare, dovete essere amici. Tutti amici, tutti felici. Che noia, no, lottate, scherzavo. Vediamo, faccio salire questo di livello. Quindi penso che i gatti salgano di livello anche. Io penso in modo molto astuto. Ok, che gioco frizzante. Si comincia subito con dei gatti che si... fumazzano addosso. Non so cosa sia quella cosa, buttano del fumo addosso. Spara con il cannone felino. Appare un'icona quando il cannone felino è pronto a fare fuoco. Attira i nemici e a portata di tiro e spara. Ah, ok, ok, non avevo capito come funzionasse. Dai, finalmente sto attaccando il castello nemico. Sì, distruggiamo tutto. Vabbè, non penso di dover fare salire ancora di livello i gatti, però io lo faccio adesso. Per cui ho detto una bugia. No, non si fa. Quindi questo si carica del cannone che spara quando si stanno per avvicinare, nelle vicinanze delle vicinanze. Adesso si carica più velocemente il counter per generare i gattini. Però non c'è una differenza visibile, cioè chi è di livello più alto e chi è di livello più basso. Forse salgono tutti di livello, non lo so. Io pensavo tipo livello 5 vuol dire che quelli che escono in questo momento sono livello 5, però quelli che sono in campo rimangono del livello che sono, non lo so. Distrutto, vittoria, ricevi 1000 punti esperienza. Tesoro superiore kimchi ricevuto. Cos'è superiore kimchi? Ottieni, sì, il negozio di punti, sì, sfida il bagatta, sì. Accedi ogni giorno e ottieni timbri. Ok, bonus speciale ricevuto, tante cose, biglietto della verità. Codice richiesta, ok, meno male questo è registration. No, cosa devo comprare? Anche in questo gioco c'è da comprare. Non voglio comprare nessun pack. Mi fai andare avanti? Via! Come usare oggetti? Tocca l'icona dell'oggetto che vuoi usare. Nota, seleziona i tuoi oggetti prima delle battaglie. Blocca oggetti, sblocca. Cos'è questa freccia? Mongolia. Nemici che appariranno. Ok. No, ma... Boh, attacca, non lo so, ma io non devo andare qui. No, no, è giusto, non sono già... Pensavo di essere già... Cioè, di essere ancora in Corea, invece adesso siamo in Mongolia. No, questo gatto è cattivo, ci vuole fare del male. Ma perché lottano questi gatti? C'è una storia oppure sono semplicemente dei gatti che lottano? Ma l'idea è fantastica, proprio come piante contro zombie, anche dei gatti che lottano. C'è un serpente, tu non sei un gatto, serpente. Sei una serpe, una serpe.
Guardate come sono molto più forti adesso i nemici. È passato un solo livello. Devono salire di livello i miei gattini. I miei super gatti. No, è morto uno dei miei super gatti. Ok, appena posso devo attivare il cannone della felicità. Oddio, può essere fraintesa questa frase. Allora, livello 3. Appena passa questo stupido... Morite! Ok, adesso possiamo andare avanti con i gatti. Ma i serpenti che fanno? Anche loro attaccano e mordono pure. Disgraziati. Fanno super male, tutto super. Va bene dai, per adesso appena posso faccio di nuovo salire di livello i gatti, ma se la dovrebbero cavare già di più. Perché sono adesso a livello 4. Di sicuro anche loro salgono di livello, anche i gatti avversari, penso. Questa sicurezza non me la dà niente, ne sono consapevole, però. Per adesso, visto, stiamo avanzando noi oltre la metà, ma non per tanto tempo. Dai, devi salire più in fretta, counter. E anche tu, cannone. Cannone spara laser. Ok, appena è pronto il cannone sparo. Spara! Perfetto, ancora i serpenti. Ma i serpenti sono troppo forti. Questa lotta è super accesa. Chi vincerà? Noi oppure i mongoli? I mongoli della Mongolia. I mongoli della Mongolia e di... Genghis Khan, ok, non mi veniva come si chiamava. Come si chiamasse, anzi. Visto molto powerful adesso i nostri micetti. Che faccio salire a livello 6. Salendo di livello stanno diventando molto più forti e li uccidono in pochi colpi agli altri gatti. Non vedo l'ora, anzi no, non sono curioso. Volevo dire il contrario, non vedo l'ora di scoprire quali sono gli altri gatti che si sbloccano. Ok, li faccio salire ancora di livello. Ma sì, ci siamo quasi. Ah, anche lui può usare il super... Ah, no, no, ok. Pensavo che anche lui potesse... Anche l'avversario potesse usare... il super cannone. Livello 8, max? Ah, no, ok, siamo a livello massimo. Per fortuna, adesso non mi devo più preoccupare di fare salire di livello i gatti. Devo solo giocare gatti su gatti su gatti. Adesso stiamo chiaramente avendo la meglio. Mi sento molto più confidente in questa lotta. Però perché loro non hanno il nostro cannone? Perché se ce l'avessero mi sarei trovato molto nei guai. Ma non è così. Ottieni più soldi. Tocca l'icona indicata dalla freccia per accelerare la produzione di soldi. L'ho toccata. Vabbè, ma non ho tanto bisogno di soldi adesso. Ho solo bisogno di gattini, ma... Ma va bene così. Guardate, sono i maledetti serpenti che mi danno problemi. Dai, però ci vorrebbe anche qui il turbo, perché la lotta poi è più o meno sempre la stessa. Ma perché fanno questa cosa di fumo? Che c'entra? Dai, sono a livello max, non posso fare meglio di così, quindi devo farcela per forza. Spara, non ha senso sparare col cannone. Diciamolo, è la verità, è quello che succede. Quando li butti indietro, cos'è, tipo un brutto colpo? Ancora non sono arrivato neanche a toccare la loro tenda. E questo mi preoccupa. Non devo perdere tempo nel giocare i gattini. Finalmente la sto attaccando. Faccio 20 danni con un colpo a quella tenda. Beh, considerando che attaccano ogni 2 secondi. Ok, infatti i danni si fanno abbastanza in fretta. Non troppo, ma non troppo poco. Non so neanche quanti gatti ci siano assieme. Mi piace questo stile di disegno molto minimals. I love this disegno stile. Vabbè, non penso che abbiano tanta speranza di sconfiggermi, è vero? È vero? Penso che sia vero. Dai, gli ultimi 152! Guardate che stanno giocando solo serpenti gli avversari, brutti maledetti. Brutti maledetti, però con qualche colpetto... Fatto! Vittoria, yeah!
Ricevi 1300 punti esperienza. Ma cosa servono? Potenzia. Posso potenziare i gattini? Potenzia. Livello 2. Io voglio un nuovo gatto. Un nuovo gatto. Gatto Panzer. Unità ricevuta. Sì, che bello. Ah, potevo... Va bene. Va bene, via. Voglio vedere chi sono i prossimi in Cina. È sviluppato da uno studio asiatico questo gioco. Perché siamo proprio in Asia? Cioè, mi piace questa scelta. Bella la... La fortezza della Cina. Il gatto Panzer cosa fa? È il tipo... Il gatto resistente, presumo. Vediamolo, voglio giocare per primo, per primo, per primo. Vediamolo. Sì, è il gatto più alto. E vai ad aiutarlo anche tu. Gatto più basso. Comunque adesso... Sì, è più lento ad attaccare, però è più resistente, penso. No, c'è già il serpente. Devo giocare un altro gatto Panzer perché mi serve molta resistenza in questo momento. Posso toccare qua per velocizzare. Buh. Devo tenere premuto, non lo so. Ok, per fortuna è attivo il cannone. Allora adesso mi concentro di più sul fare salire di livello. Io penso invece che più sale di livello più è veloce a caricare. È un giusto thought, il mio è un giusto thought, non lo so. Un altro gatto Panzer. Penso ci voglia abbastanza equilibrio tra i due tipi di gatto. Anche se stiamo riuscendo ad avanzare anche solo con loro. Ok, ho speso un po' però. Ora per un po' non spendo fino a quando non sarei di livello almeno. Penso anche che i gattini, questi qua, i gatti cicci a livello 4, facciano la loro parte. Perfetto, livello 4, livello 5, si continua. Faccio salire ancora a livello 5? Sì, perché guardate, non stanno riuscendo a sconfiggermeli. I gatti Panzer sono troppo forti, troppo forti. E stanno già attaccando la loro fortezza. Massacrati, massacrati! La battaglia di prima è stata molto complicata, questa invece è molto semplice. Non ho neanche troppo bisogno di giocare tanti altri gatti, quindi aspetto di fare un livello 6. Vai! Ok. A me non sembra che si velocizzi, vediamo così. Sì, forse è un po' più veloce. Cioè, non lo so se devo tenerlo premuto. Ok, è ok. In caso io tengo premuto. No! Ah, ok, vittoria. Ho visto che un gatto Panzer era saltato indietro. C'è un nuovo gatto in attesa di essere potenziato. Posso sbloccare un nuovo gattino? Sì, gatto Ascia! Che cattiveria. Facciamolo salire di livello e anche lui facciamolo salire di livello. E anche il cannone facciamolo salire di livello. No, finito i punti esperienza. Sono una specie di valuta i punti felino. Riscatta, beh sì, queste sono come le missioni di piante contro zombie. Supera il Giappone. È il prossimo il Giappone? Sì. No, ho sbagliato, non è il menu principale questo, ok. Via. E no, siamo in Thailandia. Bellissimo, ci stiamo girando tutta l'Asia. Allora, vediamo. Ok, tutta dorata la loro... Sembrano delle tende, quindi dico tenda, ma non sono delle tende. Perché dico tenda se non sono delle tende? È ovvio, io sono incoerente. Avian non è coerente. Allora, vai, giochiamo gatto Panzer. Come primo gatto mi sembra la scelta ideale, ideale, e viene aiutato dal gattino micino. E adesso li faccio salire di livello. E poi voglio giocare ovviamente un gatto Ascia. Anche se forse il gatto Ascia è meglio giocarlo quando si ha più produzione, cioè più livelli, non lo so.
Però nel frattempo il gatto panzer sicuramente, perché nel caso devo aspettare che si prepari il cannone per poi attaccare all together. Ok, il cannone è pronto. Molto bene, sconfitto il gatto panzer. Ma prego, io vi aspetto. Cosa sono questi omini? Che carini. Vi aspetto, aspetto la vostra avanzata oltre la metà. Ma il gattino sta resistendo tantissimo. Che bravo. Dai, dai, avanzate, avanzate, avanzate. Distruzione. No, questi omini sono fortissimi. Più forti di quanto mi aspettassi. Morite, morite. Cosa sono questi stickman arrabbiatissimi? Dai, voglio giocare il gattino con l'ascia. Penso che sia il super power ad attaccare, vediamo. Si vede che è pazzo, si capisce, si capisce. Guardate, sì, fa un sacco di male con l'ascia. Lo capisco da cosa? Non lo so. Io e il gatto con ascia abbiamo una connessione che non si può spiegare, non si può spiegare. Troppo commovente. Ok, però adesso faccio salire di livello perché il gatto con l'ascia mi sembra che stia abbastanza bene. Spero che non venga distrutto a breve. Peccato che non c'è l'energia dei nostri gatti, tanto per capirla. Forse però si sbloccherà in un second moment. Va bene, vai gattino con ascia. Per il momento basta gatti, facciamo salire di livello. Questi stickman che attaccano così mi piacciono tantissimo. Finora sono i miei preferiti. Vabbè, non è vero. Cosa vorrei dire dei gattini? Cosa vorrei dire? Ho sbagliato, volevo cliccare prima qui e poi qui invece. Guardate, fa malissimo il gattino con l'ascia alla fortezza. Fa tipo 40 danni. Facciamo uno sparo così tanto per... Ormai la vittoria è nelle nostre mani. E infatti vittoria! Normale collare del dorato ricevuto. Ok, ok. Bonus speciale ricevuto. 2000 experience. Potenzia. Il gatto base. Forte, salute alta, danni ad area abbastanza forte da spostare un sassolino. Io potenzio il gatto panzer. Poi potenzio il cannone perché potrebbe sempre tornare utile. No, volevo potenziare anche il gatto normale, il gatto con ascia, ma non posso, non posso. In offerta ora, ma cosa, ma cosa, ma cosa. Via! Dove siamo adesso? In Cambogia! Vediamo che quali animali ci affronteranno in Cambogia, comunque quali... Ok, siamo molto vicini adesso. LOL. No, non c'entrava niente, LOL. Devo allora subito giocare il gatto panzer. Sì, ok, come fa lui ad avere già tutti questi soldi per giocare già tutti questi nemici? Adesso il gatto panzer è pure salito di livello, quindi dovrebbe essere più resistente. Per logica. Gattino normale, ok, adesso faccio salire di livello. Dai, devono salire di livello perché guardate già quanti nemici ci sono. Però li stanno buttando indietro un pochino, meno male. Meno male, meno male. Comunque non avevo capito che il gatto panzer facesse anche danni ad area. Ne gioco due perché il cannone è ancora lontano dall'essere carico. Guardate, ci vuole ancora un po'. Ok. E temo che il gatto panzer tra poco venga sconfitto. Ah, non ho visto la tenda della Cambogia. Ok. Via! Tenda della Cambogia molto bella. Molto molto bella, mi piace. E adesso mi concentro su salire di livello. Questi gatti, io sento che ce la fanno, io sento che stanno andando avanti. E non è neanche tanto un sentimento quanto la realtà, perché vedete, stanno andando avanti palesemente. E questa è la verità, questo è innegabile. No, hanno distrutto un gatto panzer. Non vi permettete, non vi permettete. Se voi lo distruggete, io lo ricreo. È questo che... fa un bravo padrone di gatto panzer. No, e ne hanno ucciso un altro. Però c'è il gattino con ascia. Forse ce n'è un secondo, non lo capisco. Però ne metto un altro. E adesso facciamo che gioco qualche gattino normale, perché non ne sto giocando. Ed essendo quello di livello più alto, probabilmente contro i nemici è più forte contro i nemici singoli, però. Dai, un altro.
Va bene, stanno per distruggere la fortezza nemica. È questo che sta succedendo? Sì. Ti faccio salire di un altro livellino così. Distrutto un altro gatto panzer. Maledetti! Sono questi... questi stickman maledetti che sono fortissimi. Guardate che buttano indietro tutti. Sono a livello max, quindi adesso sale velocissimamente. Andate. Ok, stanno un po' rimontando e questo mi preoccupa. Forza gattini, forza gatto panzer. Il prossimo sarà un gatto con ascia. Il problema è che stanno riuscendo a sconfiggere molti gatti panzer. Va bene però. Adesso passo decisamente all'offensiva. Ho perso un po' di tempo, ma facciamo che gioco un'armata di gatti panzer. E ve la faccio vedere io. Ve la faccio vedere io chi è che comanda. E subito dopo aver detto questo gioco ovviamente il gatto con ascia. Vabbè dai, diciamo che gioco chiunque sia carico in quel momento, perché è talmente veloce la ricarica che riesco a giocare tutti. Ok, sono tornato ad attaccare, sto per distruggere. Vai, sì, vittoria. Ok, un sacco di punti esperienza. Ai gatti piace il friscat. Urrà per il friscat, urrà per il friscat. Cos'è pacca bio? Non voglio comprare cose. Io pure che ci casco mi faccio distrarre dalle lucine carine. Allora, faccio salire sì, di un altro livello il gatto panzer. E quanto mi è rimasto? 800. Per ora è importante perché il gatto panzer mi sembra il più forte. Però, se vi è piaciuta questa app, mi raccomando ditemelo nei commenti, perché per il momento questo è l'ultimo livello che faccio. Mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere notifiche ogni volta che caricherò un video. E seguitemi su Instagram, c'è il link in descrizione. E ci vediamo nella prossima parte della serie. Proviamolo! Bye!